Un dio imprigionato, usando se stessi come esca, Tyrion, Teclis, Malerion e Morati, imprigionarono Slaanesh a Ulgaish, con trappole simili a ragnatele della più oscura energia ulghiana, modellate in perfetto contrappunto alle reti aritmantiche della luce aishiana. Questo fu il culmine di un rituale in preparazione di 66 anni, che vide Slaanesh attirato e legato in modo paradossale a delle catene elfiche del crepuscolo, tenute in perfetto equilibrio tra luce e oscurità. Il dio del caos si trovò trascinato dentro, incatenato e incarcerato tra obelischi galleggianti inscritti con frasi runiche elfiche. La sua essenza intrappolava ululati in parossismi di ira ed estasi. Usando la lanterna ocariana, gli dei elfici iniziarono a estrarre resti semidigeriti delle anime elfiche che si trovavano all'interno del principe oscuro. Con il passare del tempo, divenne però ovvio che le anime salvate avevano sopportato il trauma delle loro prove così profondamente che non sarebbero mai riuscite a essere guariti davvero. In quanto tale, la vittoria di Slaanesh sugli elfi sarebbe sopravvissuta in loro per sempre. Tyrion e Teclis diventarono ossessionati dal salvare i loro simili e iniziarono a prendere le distanze dal Pantheon dell'Ordine.